perfetto. Allora, Sergio, invece passiamo alla polisportiva. Che c'è di nuovo? Vabbè, abbiamo saputo insomma anche da Andrea che purtroppo per due punti abbiamo perso contro l'Olympiakos. Cioè, si fa difficile, diceva Andrea. Si fa difficile, sì, perché la situazione non è rosea, non è tra le prime otto. Adesso la classifica mi sfugge quell'attimino perché non ho guardato, ho guardato solamente il risultato. E adesso si fa difficile, sì. Adesso il 23 sarà qua a Milano, il 23 febbraio, sì. Giocherà ancora una partita prima e sono un po' preoccupato che non riesca a qualificarsi nelle prime otto. Ai. E questa è una brutta... Una brutta tegola per il nostro club che aveva cambiato allenatore. Sì, sì. Proprio sì. Perché dicevo che a livello europeo faceva fatica. Guarda qua come... Che cosa non vanno. Quello che sta succedendo. Anche la formula è molto difficile perché praticamente un giornale italiana con andata e ritorno di 16 squadre e dopo le prime 8 si qualificano per prima i quarti, semifinale e dopo la final four, no? Però e se non si vince è grave. Diciamo. Sì. Direi che... Poi, vai. Che oggi spesso è stato in vantaggio. Quindi si è fatto recuperare nel quarto e alla fine, anche se aveva pareggiato forse un minuto o due minuti della fine, non è riuscito a vincere in casa. Senti, invece le ragazze come vanno? Le ragazze hanno vinto 4-0, ancora una bella partita contro il Levante, sono seconde per... Un punto. Di un punto perché hanno perso proprio lo scontro diretto con l'Atletico Madrid davanti a 14.000 spettatori. Ne avevamo già parlato l'altra volta, sì, prima di Natale, sì. E speriamo in bene. Il campionato è ancora lungo, Non è ancora finito il giorno d'andata, quindi il campionato è ancora lungo. E Viran, come va la situazione della pallamano? Allora, la pallamano sono in testa anche il girone di Champions League. Adesso per un mese sia il campionato di spagnolo sia la Champions bloccata perché c'è il mondiale di pallamano che si gioca in Francia. Ah, ecco. Dove 11 giocatori della squadra blaugrana sono al mondiale, 5 con la Spagna. Esatto, 5 con la Spagna che sono Victor Thomas, il Viran, dopo c'è Perez de Vargas, Entre Rios, il quinto adesso mi sfugge perché sono così tanti che poi mi perdo. Sì. Dopo, nella nazionale francese ne abbiamo due, Sorando e Nguessan. Dopo abbiamo due nella Danimarca, campione d'Europa, che sono Jesper Nødesbø e Lasse Andersson. E poi continuo contatti e sono già 11, no? Sì. 2-2-2, no. Pronto? Vabbè, comunque sono questi, dai, mo adesso non è che ti ricordare. Quindi mo adesso si fermano, loro vanno a fare le insomma questo mondiale, ma Viran lo fa il mondiale, sì, per forza. Sì. Hanno giocato stasera, lui hanno battuto l'Islanda di 6 o 7 punti. Ha giocato titolare un giocatore di base, Viran. 150 presenze in nazionale. 150 presenze in nazionale, sì, più o meno, eh. Sì, certo. Però è proprio una colonna importante della difesa della nazionale spagnola di pallamano. Vabbè. Appunto, dopo, quando io dico spagnolo ho paura di parlare con Joachim e Francesca. No, vabbè, dai, insomma, non è quello, che devono fare? Io dico sempre che poi alla fine della carriera sportiva di questi giocatori non puoi, insomma, non è che puoi, non puoi andare, ecco, non è anche, d'altronde sono degli atleti, non gli si può negare questa cosa. Allora, per chiudere, io intanto nel salutare Vittorio e nel sperare di risentirlo più spesso qui su Radio Barça Italia, ma insomma, poi noi ci sentiamo sui nostri gruppi
WhatsApp, eccetera, abbastanza quotidianamente, però insomma sentire Vittorio e ma anche parlare con lui, al di là di tutto quello che poi ci diciamo sui social, credo che sia importante. L'ultima cosa che ti chiedo, Vittorio, è questa. Ci siamo discontinui in Liga, non ci abbiamo un andamento molto lineare. Noi eravamo un po' arrabbiati con certi giocatori che fanno un certo tipo di vita, eccetera. Pensi che come successe nel 2015 le cose possono cambiare? Nel senso che noi in questa trasmissione abbiamo detto che eravamo molto preoccupati, in particolare io e Alberto, perché insomma su Neymar, quando vanno questi brasiliani, tornano a casa per Natale, lì è piena estate, fanno no Alberto, che fanno? È un'altra cosa, veramente. È un'altra cosa. Invece insomma... Perché guarda, io da anni che vivo qui non mi manca, non è che mi manca l'Argentina, però se una cosa che mi manca sono le feste in estate. Le feste in estate. Perché il Capodanno, Natale in estate è proprio un'altra cosa. Pensa un po' ai brasiliani a... Capirai lì, lì ti raccomando di non andare in quell'epoca, perché ti scioglie direttamente. Ecco. Perché guarda, io le volte che sono andato in Brasile, una volta era aprile e un'altra volta era anche aprile, due volte in aprile. Sì. Ti sei sciolto. Guarda che io non sudo mai. È vero, posso confermare. E lì sudavo. Così che capirai se vai in estate. Quello che può aprile lì già era primavera. No, già era primavera, autunno. Così che io sudavo. Capirai se vai in estate. Sudava Sergio, Tu sudavi perché vedevi le brasiliane. Hai sentito che ti ha detto? No, perché dicono che le ose non sudano, però io sudo. Vabbè, quindi noi pensavamo a questa cosa, invece, e poi alla fine dobbiamo dire che Neymar, sia nella partita col Villarreal, ma in particolare ieri sera con l'Athletic Bilbao, insomma, si è comportato bene. Vittorio, quanto può durare questa cosa? Può essere la svolta? Possiamo diciamo sperare, oppure dobbiamo arrenderci che questa stagione e questi giocatori sono troppo, io quello che dicevo prima, non è soltanto il calciatore, è pure la parte tecnica. Vabbè, adesso gli ha preso. Sì, vabbè, ok, con lui si dica. Però torniamo al discorso di questi giocatori. Non è un'aggressione a lui, no, Enrique, no, no, per carità, io mica sto dicendo. Dico che ci mette del suo. C'è un'incostanza in qualcosa, perché se no non c'è tanta spiegazione. Inoltre, vabbè, del calciatore abbiamo parlato mille volte, che manca un terzino destro, ad esempio. Sì, ma a me mi interessava chiedere a Vittorio l'approccio mentale, cioè può cambiare questo approccio mentale che non ci piace, in particolare di certi giocatori, secondo te, o quest'anno è così? No, io temo più la seconda, anche perché rispetto al 2015 c'è la differenza che non c'è l'allenatore nuovo e purtroppo forse con questo allenatore qua c'è già un rapporto un po' logoro, credo. In più non abbiamo più Xavi, siamo in una fase un po' mediana. Secondo me a caso porteremo comunque qualche vittoria, non che sia la cosa più importante per essere del Barça, ci mancherebbe, ma già solo grazie a questi attaccanti una coppa secondo me la vinceremo, però qualche problema c'è, questo sì. Sì, evidentemente. Sergio, per chiudere anche a te la stessa cosa. Volevo intervenire su questo perché certo. Invece io opterei sul discorso su un'altra cosa, sulla stampa, che è veramente fastidiosa, perché non lasciano lavorare in pace Luis Enrique. Perché quando scrivono, Barcellona ha già contatti con Koeman, ha già contatti con quello, ha già contatto con quell'altro, Luis Enrique deve andare perché ha perso una partita, ci sono delle pressioni sbagliate, no? E dopo cosa succede? Dopo l'allenatore
probabilmente scazzato. I giocatori capiscono che magari la situazione è cambiata, nel senso, Luis Enrique ci sarà l'anno prossimo, e è quello il fatto. E dopo non riescono a concentrarsi in maniera ottimale. Ah, questo hai ragione. Allora, proprio per chiudere, visto che poi io nelle nostre discussioni mi ero anche dimenticato di questa cosa, ma Sergio me l'ha ricordato con la stampa. Molto brevemente, partendo da Vittorio, questa cosa di che abbiamo già discusso, di questo dell'amministratore del Barça che avrebbe detto, insomma, che sulla rinnovazione, sì, di rinnovo di Leo bisogna usare come Alberto. Bisogna avere la testa fredda. La testa fredda, il Barça è un sentito comune, e già Suarez ieri ha risposto che il sentito comune si chiama Leo Messi. Non pensi che il presidente Bartomeu, ma al di là se ha fatto cose buone, cose cattive, secondo me ha fatto più cose buone che cose sbagliate, si contorni sempre di persone che non sanno mai dire qualcosa, oppure chiudere la bocca e stare zitto? Vabbè, no, anzitutto no, non era una trasmissione sportiva, né niente. Oltretutto, appunto. Sì. Perciò... non è che questo tesoriere vale trasmissione sportiva. Non è il tesoriere, è un amministratore differente. Vabbè, è una specie di tesoriere. E sono tutti, in quel senso, sono tutti uguali. Sono tutti uguali. Sia quelli del club e quelli che poi governano i paesi. Vabbè. Vittorio, che ne pensi molto brevemente di questa cosa? Probabilmente che spero che non sia la bocca attraverso cui è passato un pensiero magari un po' più condiviso all'interno della dirigenza. E chiudo dicendo che se non sbaglio il 2017 è l'anno in cui inizieranno i lavori del nuovo, sì, stadio, saranno qualche centinaia di milioni, e quindi secondo me inizieranno a farsi due conti in generale. Del resto la storia di Suarez negli anni 60, no? Certo. Aveva portato quello, cioè la questione di Suarez per la costruzione di uno stadio nuovo, quindi si sa che purtroppo forse i ricorsi non ci portino via. Sergio, invece, che ne pensi tu? Allora, io credo che la dirigenza debba sempre proteggere la sua squadra, quindi non doveva uscire dicendo queste cose. E quando qualcuno della squadra è indifendibile, tacere. Esatto. Quando settimana scorsa o in settimana hanno fatto una domanda a Luis Enrique, adesso non mi ricordo più quale, non volevo dilinguarmi. Allora, posto la domanda, lui ha risposto tutta un'altra cosa. Giusto, bisogna cambiare argomento. Quando la domanda è stupida o non vuoi rispondere così, bisogna cambiare argomento, soprattutto a questi livelli, perché non parliamo della squadra di paese che poi nessuno ne parla e la gente si dimentica. Si parla di una grande società che è europea, dove praticamente le cifre finanziarie sono elevate, dove ci sono dei tifosi in tutto il mondo, dove la stampa scrive quotidianamente. Quindi bisogna tacere quando, in certi momenti, bisogna saper tacere. Sono pienamente d'accordo con tutte e due. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati con noi questa sera. Speriamo, insomma, di risentire Vittorio presto. Con Sergio speriamo di sentirci la settimana prossima, e vi auguro una buona notte a tutte e due. Speriamo che a Lione non lo copra la neve. La neve, stava dicendo. Di la neve spagnola. Esattamente. Allora, settimana prossima, io giovedì vado a Londra, quindi... Ah già, giovedì vai a Londra, noi non sappiamo neanche... Vado con il mio nipotino, quindi fammi sapere se sarà giovedì o prima. Va bene, dipende dal sorteggio di domani. Allora, già che vai a Londra, vai a Abbey Road e fai una foto sul semaforo e ce la mandi. Un pochino più difficile, perché sono in giro con questo bambino di 3 anni, quindi... Guarda, ti do una notizia, mia sorella ha postato una foto che stava nevicando a Londra. Ecco, perfetto, riempi di gioia. che le cambia lui? No, cosa le cambia? Ricordate, quest'estate prenderà Londra, ma non ci ha cancellato il volo. È capito un'altra volta, non è che... No, speriamo...
Speriamo che sia solo, era solo pioggia un po', po' gelata, ecco, mettiamola così. Va bene, bravo, ecco, così mi piace. Senti Sergio, guarda che non ti succede come al